che ha fisicamente seguito lei tutte le fasi operative della Sagra del Pesce. Dopo due anni di stop, dico che finalmente possiamo ripartire, anche se abbiamo notizie, diciamo, di questi aumenti di contagi. Io chiamerò, diciamo, a cercare di osservare quanto possibile certe attenzioni sia degli estetisti che anche per chi parteciperà poi alla Sagra del Pesce. Do parola poi a Serena, perché volevo chiedere anche un aiuto da parte vostra per alcune tematiche che poi vi dirò. Grazie a tutti, intanto vai Serena. Buongiorno a tutti. Bene, allora io direi che ci siamo, ne abbiamo parlato tanto, il giorno è arrivato. Siamo pronti per far iniziare l'83esima Sagra del Pesce. Sarà una sagra, noi l'abbiamo poi ribattezzata la Sagra della Ripartenza. C'è voglia di scendere in strada, c'è voglia di dare alla nostra gastronomia il risalto che merita. I prodotti del nostro mare e della nostra terra scendono proprio fisicamente in piazza, nella nostra piazza, il cuore pulsante della nostra meravigliosa Chioggia, pronti ad accogliere i cittadini e i turisti. Le novità di quest'anno sono varie, diciamo. Gli stand saranno 6, vi anticipo anche quali sono e dove saranno. Davanti a Palazzo Morosini ci sarà lo stand di Teatro e Musica, davanti a Piazza Granaio ci sarà lo stand di Asi Ciao, davanti al municipio troverete la cooperativa sociale Impronta, davanti alla banca Intesa troverete la WISP. A Campo San Martino la cooperativa Luna e a Campo Duomo la cooperativa Sciarica. Inoltre ci saranno anche due cicletterie, una posta vicino alla loggia dei bandi con gli occhi fasolari e davanti al commissariato con ostriche e champagne. Avremo due palchi, uno a Vico e uno a posizionato alla porta. Il palco di Vico vedrà un ricco programma musicale, io direi che accontenterà chiunque. Avremo dal jazz, poi comunque magari nel dettaglio troverete tutte le informazioni nelle locandine, nei vari compleanni, comunque dal jazz a moltissime band locali, abbiamo dato tanto posto ai nostri talenti, ai talenti della città, alla musica caraibica e salsa veneziana, quindi direi assolutamente ce ne sarà per tutti i gusti. La novità fondamentale di questa sagra l'avete già vista, e sono queste casette ad uso cucina, discusse casette ad uso cucina, ma fondamentali perché la sagra si svolga in piena regolarità e soprattutto in piena sicurezza. Quest'anno sarà previsto l'asporto solo in caso di pioggia, quindi se ci sarà pioggia, i nostri stendisti che lavorano dalle prime ore del mattino per la preparazione dei cibi potranno comunque fare il servizio di asporto. Non ci sarà lo stand in piazza qui a San Giacomo, davanti alla Basilica. Io vorrei approfittare della stampa per fare una raccomandazione. Quest'anno non abbiamo voluto mettere lo stand per una questione proprio di decoro per quello che riguarda la Basilica. Quindi io mi raccomando e mi appello ai miei concittadini e non riempiamo le biciclette di motorini. Lasciamo proprio lo spazio al piazzale della chiesa, rispettiamo il piazzale della chiesa. I bus navetta partiranno come di consuetudine dal parcheggio di Aspo, ma quest'anno ci sarà un'altra piacevolissima novità, partiranno anche dal parco commerciale Clodì, grazie alla collaborazione del direttore del parco commerciale, Dino Feltrin, abbiamo a disposizione anche il parcheggio del Clodì e quindi da lì partiranno le navette gratuite per arrivare qui in centro alla sagra. Nel parco vicino alla porta quest'anno ci saranno le radio. Abbiamo pensato di far scendere in piazza le radio del territorio, le nostre radio, quelle che tutti i giorni ci raccontano cosa succede nella nostra città. Quindi avranno uno spazio a loro dedicato. Quest'anno sarà possibile prenotare. Metteremo anche sui nostri canali tutti i contatti, ho visto che già gli stand sono stati bravissimi, si sono già ben organizzati per comunicare tutti i contatti dove sarà possibile prenotare le tavole. E quest'anno rivedrà dopo anni la partecipazione della Riviera con una regata che si terrà domenica 10 alle ore 17:30, ci sarà una regata con le maschere
verde, quindi anche una bella velocità e un bel colore. Ogni imbarcazione rappresenterà uno stand e quindi poi lo stand vincitore, diciamo, della regata potrà esporre il vessillo della vittoria. È sicuramente una sacra attesa, la stavamo aspettando, la stanno aspettando i nostri stendisti, con un po' di agitazione che stamattina ho fatto un giro, sono pronti, stanno fremendo e quindi noi ci auguriamo che sia vissuta al meglio anche in accordo con l'ASL, con cui ci siamo incontrati, nel rispetto ovviamente di tutte le normative anti-Covid. Noi siamo a piena e completa disposizione dell'ASL per eventuali aggiustamenti, quindi assolutamente, e personalmente vorrei ringraziare l'ufficio turismo della figura della dottoressa Daniela Ballarini e anche di Emanuele Pasquali, perché il lavoro che è stato fatto è un lavoro veramente importante. È vero, la Sacra del Pesce è una tradizione, 83esima edizione quest'anno, ma dopo 2 anni di stop, e sappiamo che 2 anni di stop dovuto a una bruttissima pandemia, è stata veramente uno sforzo importante per rimettere in piedi tutta questa macchina. Avete visto le nostre bellissime casette colorate, sono state ricolorate al nuovo, rimesse al nuovo, perché fanno parte della nostra tradizione e noi dalle tradizioni dobbiamo ripartire. A proposito di tradizione, mi permetto anche di illustrarvi questa mostra che sarà aperta nell'androne qui del municipio sull'arte marinaresca. Io ho già sbirciato, ci sono delle opere veramente straordinarie della nostra tradizione e dei nodi. Noi siamo un popolo di pescatori e il nodo, per chi conosce il mare e la barca, è veramente un qualcosa di fondamentale per fare i nodi. È un'arte, sicuramente. Quindi potrete assolutamente apprezzare queste meravigliose opere a cura del cavaliere Augusto Salvagno, che veramente credo diano un valore aggiunto alla storicità della nostra città e anche della nostra sagra, che comunque riporta la tradizione delle nostre strade. Ridò la parola al sindaco, grazie. Grazie Serena. Una cosa, ieri mattina avevo già incontrato così privatamente gli stendisti, però approfitto adesso anche della presenza della stampa per ringraziare ovviamente intanto tutti gli stendisti, quelli che faranno queste 2 postazioni nuove tipo Baccaro. Li ho ringraziati perché al di là della sagra in sé, cioè grazie al lavoro che faranno poi loro, non dico indirettamente, ma direttamente sarà promozione della nostra città. Ecco, quindi li ho ringraziati proprio per dire che li voglio veramente, li considero parte integrante non dell'amministrazione comunale, ma parte integrante proprio della nostra città, che ha bisogno di qualità, ecco, di rilanciarsi anche sotto il punto di vista di immagine. Quindi, come diceva Serena, c'è molta attesa, non solo da parte degli stendisti, ma anche da parte della gente, perché ho ricevuto tante richieste private, diciamo, di colleghi, di amici, finalmente si riparte con me, con Brunè, richieste di informazioni, quindi ovviamente penso che in 10 giorni saremo pacificamente invasi da tantissima gente. Io chiedo però una cosa, di rispettare quanto più possibile la questione della raccolta differenziata, in modo da lasciare comunque quanto più possibile una città pulita. Perché? Perché comunque agevoleremo il lavoro poi di Veritas, che verrà fatto, di raccolta di rifiuti, pulizia anche delle strade, insomma, cercare di comportarsi bene, insomma, per lasciare sempre la città pulita. Altra cosa che chiedo, siccome ci sarà tanta gente, avremo anche i manichini, tutte queste cose qua, mi appello più alle associazioni di categoria, qua no, Ascoli, Confesercenti, chi ha ovviamente associati che hanno bar e ristoranti, ma che esca pure questa notizia come richiesta del sindaco, di agevolare quanto più possibile la fruizione dei servizi igienici da parte di persone che hanno difficoltà a deambulare in carrozzina,
comunque venire incontro alle esigenze di queste persone. Perché? Perché comunque c'è sempre la coscia di non vado dal gabinetto, devo sicuramente consumare un caffè o un bicchiere d'acqua. Allora, che passi questo messaggio, ecco, che c'è la massima disponibilità da parte dei nostri esercenti a far utilizzare in maniera tranquilla i servizi igienici. Ecco, dobbiamo cercare di fare squadra, darci la mano e che passi veramente il messaggio che siamo una città, ecco, che è al servizio della, dei cittadini, insomma, di chi verrà la chiosa. Questo è un messaggio che deve passare, lo stanno facendo anche in tantissime altre città e credetemi che è apprezzato questo gesto. Poi altre cose, sì, ha detto già Serena con l'ASL, qualsiasi dubbio, perplessità che magari all'interno dello stand magari possa sorgere anche sulla questione della lavorazione dei, del pesce, tutto, chiamateci, chiamate Serena, chiamate me, chiamate la dottoressa Bravi, chiamate direttamente l'ASL, che loro sono a disposizione per dare indicazioni precise, perché la gente deve venire qui, mangiare bene, deve andare via, tornare a casa e star bene. Ecco, questo è il miglior biglietto da visita. Quindi è veramente, questi 10 giorni sono di festa, di divertimento, di relax, ma di promozione pura della nostra città. E sapete che ci tengo tantissimo. Ultima cosa, il 15 luglio è previsto l'arrivo della Viking Sky. Era la prima crociera che era arrivata poi, no? Quindi ritornerà, ripartirà poi il 17, avrò notizie più precise in merito, però sappiate che con il tour operator loro, che lo devo sentire al termine di questa conferenza stampa, mi sto muovendo perché? Perché gli americani o comunque i passeggeri di questa crociera, che magari durante la sera rimangono in loco, che sappiano che c'è la sagra del pesce. Quindi adesso mi sto attivando con il tour operator, con chi segue poi i passeggeri, per capire se qualcuno vuole fermarsi a cena, vuole scendere, visitare chiosa e andare a cena alla sagra del pesce. Penso che sia anche un'occasione che arriva a questa crociera di far vedere anche cos'è chiosa, perché quello che dico sempre è che chiosa non è l'alternativa al porto di Venezia. Chiosa è chiosa e chiosa è una destinazione. Ecco, voglio far passare benissimo questo messaggio. Chiosa non è un'alternativa a Venezia, ma chiosa è chiosa. Quindi tenetevi pronti, perché io darò la lista di tutti gli stand al tour operator e quindi qualsiasi passeggero potrà, tramite l'interprete, insomma, prenotare anche il tavolo in uno dei 6 stand. Quindi non farò pubblicità per nessuno, ma darò la locandina a chi poi seguirà i passeggeri. Ecco, quindi tenetevi pronti, perché sarebbe carino avere anche gli americani che magari partecipano alla nostra sagra del pesce e gustano il nostro